Però alcune riflessioni vengono, come dire, vanno al di là della questione comunicazione, ma che poi ci rientrano alla fine. Ma veloce perché quarta alle tre, davvero eroici e resistenti. La prima questione, mi pare che ci sia un rischio, e che l'ho sentito in molti interventi e poi l'ho sentito anche in parte dall'assessorato, dall'assessore, che è la questione della sussidiarietà e il modo di intendere la sussidiarietà. Perché è vero che è necessario, e penso che nel contesto romano, città da 5 anni, sto in periferia, quindi dall'altra parte, ma insomma, al di là del raccordo anulare, quindi quando sei a Roma Sud, al di là del raccordo anulare, è un contesto credo periferico. Troppo vicino, poi dopo si sente, sì. La percezione è rilevante la responsabilità, l'assunzione di responsabilità dei cittadini. Assolutamente importante e fondamentale. E quindi è fondamentale tutto il lavoro fatto rispetto alla costruzione di una densità di relazioni fra i cittadini e fra le persone, grazie anche alla costituzione di soggetti del terzo settore, di tutte le varianti del terzo settore. Perché un ruolo ce l'ha il volontariato, un ruolo ce l'ha la cooperazione sociale, un ruolo ce lo può avere l'associazione di promozione sociale, se le cose non si confondono, ma si costruiscono alleanze. Però dall'altra parte non è che la sussidiarietà può, anzi, non deve risolvere il problema di un vuoto della pubblica amministrazione. E la sensazione è che su alcune cose ci sia un po' questa tendenza a dire non ce la fa la pubblica amministrazione, ci si pensa da soli. Il che va bene, come dire, per porre la questione, per porre il problema, ma dal momento in cui c'è sostituzione, in una situazione in cui ci sono macerie, fra virgolette, di una pubblica amministrazione, si aggiungono macerie a macerie. Non si ricostruisce più. Il problema è la ricostruzione di un senso del pubblico, di un senso della cultura pubblica, non il suo annullamento. Questo può essere un pericolo in questa fase, che però è un pericolo, come dire, su cui si può fare delle riflessioni. E faccio l'esempio rispetto all'ultimo intervento, quando raccolta differenziata abbiamo appunto gli operatori sociali che entrano in casa. Non ti chiedo soldi, ti chiedo di allargare. Cioè, di allargare le opportunità. Sussidiarietà è questo, è o è sostegno alla pubblica amministrazione. Quando dico sostegno, è sostegno vero. Per cui se si raccolgono finanziamenti, si raccolgono non per fare servizi per conto proprio, ma per far sì che si migliorino i servizi che vengono fatti dal pubblico. Oppure si allargano le opportunità. E nel caso specifico, poteva essere un allargamento semplicemente con un costo minimo e con la capacità di costruire una relazione su un tema così rilevante, quindi di ampliare non solo le potenzialità ma anche le relazioni. Rispetto a quello che dicevo stamani, invece, aggiungo una cosa qua rispetto alla comunicazione. Comunicazione per me è produzione di cultura. Quindi quando si fanno vedere le storie e le narrazioni, le storie e le narrazioni servono a produrre non solo un cambiamento nelle percezioni, ma un cambiamento culturale. Cambiamento culturale nel senso di un cambiamento in comportamenti, in atteggiamenti collettivi. E uno dei cambiamenti più importanti, non è solo nella percezione di chi sta fuori, stamani mattina dicevo della percezione, poi mi ha dato molto fastidio e probabilmente si è visto la reazione quando qualcuno ha detto della fine del sociale, proprio mi dà fastidio per la mia storia. Perché non esiste dire che è finito il sociale, che significa che è finito il sociale? È finito un modo di pensare il sociale di 30-40 anni fa o anche di 20 anni fa, ma la società è cambiata, non è che è scomparsa, si è cancellata, si è raggregata in modo differente, ci sono altri modi di fare sociale e di fare società, forse c'è da cogliere questo e quindi gli architetti spesso e volentieri come dire, hanno delle costruzioni su cui... Esatto, ci si mettono dentro le persone, ma le persone dove sono? Vabbè, quelle si costruiscono dopo, invece è il contrario, ma insomma, questo è un altro tipo di ragionamento. Dicevo, produzione di cultura, e mi viene in mente da aggiungere una cosa e poi insomma, produrre cultura anche cultura pubblica. Tutti i problemi che ci sono all'interno di una pubblica amministrazione, ma non solo a Roma, in generale, sta molto nella difficoltà della macchina amministrativa, la macchina. In parte anche della politica, certo, perché se la politica dà indirizzi di natura diversa, ma anche se la politica fosse particolarmente disponibile, attenta e volenterosa, la macchina amministrativa ha una sua cultura che non è così capace di essere innovativa, di seguire i cambiamenti sociali,
Allora, un grande lavoro. Che, come dire, in contesto, se non ho capito male, della logica di quello che è il forum a Corviale, potrebbe essere quella di produrre cultura per del cambiamento per chi lavora nel pubblico, cioè fare formazione a chi sta dentro la pubblica amministrazione. E allora chiedere eventualmente alla pubblica amministrazione: guarda, c'è un obbligatorio, falli venire a fare formazione a Corviale perché lavoriamo insieme e costruiamo insieme delle cose. Cioè fare formazione nei confronti di chi in qualche modo è lontano, ma non è lontano fisicamente, è lontano di testa, poi può stare anche più vicino, ma non è capace di percepire che cosa è cambiato e che cosa potrebbe essere innovazione. Perché il partenariato si fa anche così, perché se lo fai solo a livello, come dire, di vertici, il vertice o comunque chi in quel momento guida l'associazione piuttosto che l'istituzione, piuttosto che l'università, non coinvolgendo poi chi poi dà gambe, diventa estremamente difficile. Questo si può fare sia con la formazione, sia con la comunicazione intesa come la intendevo stamani mattina. Quella cosa che ho fatto vedere, davvero una cosa possibile per contesti come Corviale, non è niente di fantascientifico. Pensate che recentemente sono stato in Basilicata e poi andrò in Sicilia, insieme a Salvatore De Mola, che è lo sceneggiatore di Montalbano. Salvatore De Mola è la persona che sta qui a Roma, balese, e noi facciamo, quando andiamo in giro, le jam session, nel senso che io racconto delle cose e lui fa da spalla o viceversa. Salvatore De Mola è stato, si è sensibilizzato ai temi sociali. Perché, lui dice, per scrivere delle belle storie, per scrivere anche per la televisione e non solo la televisione, c'è la necessità di immergersi dentro le storie. E lui ha costruito recentemente dei soggetti per il mainstream, per l'appunto, e sono ora sotto il vaglio della RAI, su, in quel caso, un'associazione che si occupa di bambini con l'osteosarcoma, che è un tipo di tumore molto, molto particolare, molto raro. Questa storia ve la racconto perché chiaramente Salvatore De Mola lavora e quindi deve essere pagato per fare un soggetto. Sapete quanto costa un soggetto che poi può diventare una serie televisiva? 10.000 euro, non è che costa 100 milioni, chissà che cosa. La realizzazione poi costa, la produzione. Il problema qual è? È che si può raggiungere non solo con il costo. Io vi ho fatto vedere una cosa che costava 40 euro stamani mattina, no? Ma vivendo, la prima puntata. Cose invece molto più strutturate, capaci di parlare a milioni di persone, hanno un costo come soggetto, che poi diventerà sceneggiatura, ma è finanziata in un altro modo, che poi diventerà produzione, ma è finanziata in un altro modo, 10.000 euro. Allora, queste cose, dicevo, beh, a chi le finanzia? Ci sono i programmi media dell'Unione Europea. Uno può, perché io ho sentito parlare della strategia 2020, e a me, come dire, questo è l'ultimo, come dire, stimolo o reazione. All'interno delle università si sta ragionando, oramai da qualche anno, un paio d'anni a questa parte, ma adesso in modo più forte, di un programma che si chiama Horizon 2020. Horizon, orizzonte. E la cosa interessante, che mi ha un po' colpito, è che dei soggetti che stamani, io non faccio parte, come sai, del partenariato, quanto andrei oltre il treno. Sei arrivato tardi, Non mi ma importa. è aperto. Sì. No, non è così però. Lascia fare. Ma non è questo. È che nessuno ha toccato, e c'erano molti universitari, come sottoscritto, il tema di Horizon 2020. Horizon 2020 è il nuovo programma quadro della ricerca scientifica e tecnologica. Era arrivato fino al settimo. Non hanno fatto l'ottavo, hanno costruito Horizon. Horizon che cosa prevede? Prevede la capacità di fare ricerca, disseminazione e impatto sociale della ricerca che fai. Ma nessuno dice che la ricerca debba essere, come dire, solo di base. Anzi, ci sono tutta una serie di ricerche che devono essere capaci di costruire qualcosa che ha un impatto immediato sui territori. Non si riescono a trovare altri 3-4 contesti periferici in Europa su cui poter fare una riflessione comune. E ovviamente collegando le associazioni, collegando le istituzioni e le università. Però curiosamente nessuno ne ha parlato, nonostante che su questo programma, da qui al 2020, ci sono 70 miliardi di euro, su tutta una serie di temi che hanno a che fare con le energie, con il risparmio energetico, con cose scientifiche, ma anche con questioni di natura sociale e umanistica, che c'è una sfida particolare, che è la sfida 6,
delle sfide societarie, così si chiamano, che ancora non è uscita, perché usciranno tutti i bandi dall'11 di dicembre in avanti, per 7 anni. È curioso non averlo sentito, quindi è uno stimolo più che lascio a voi e lascio a Cappino per dire, ma so, c'è qualcuno che ci ragiona sopra? Perché altrimenti il rischio è che si vadano a intaccare legittimamente i fondi strutturali, no? Che sono quelli della coesione sociale, e che però sono molto meno rispetto a questi che riguardano la ricerca apparentemente, ma che in realtà è ricerca applicata. Cioè deve realizzare qualcosa che rimane e che è sostenibile nel tempo, altrimenti il progetto non passa, detto in modo... E quindi per forza le università devono lavorare in un altro modo, perché glielo dice l'Unione Europea e comunque sia così deve essere. Allora, anche su questo le alleanze che avete costruito è uno spazio ulteriore. Come dire, ho toccato altri temi rispetto alla comunicazione, ovviamente, già l'avevo toccato stamattina. Ultimissima cosa. No, va, basta, insomma, poi se no chiacchierò troppo, insomma, cosa siamo fatti. No, ringraziamo. Senti, io 30 secondi per rispondere al nostro amico Scanaccio. Scanaccio perché? No, figurati, è stato un altro splendido incontro. Allora, no, non ci avevamo pensato, perché noi abbiamo fatto un lavoro per approssimazioni successive. Noi quando eravamo partiti, eravamo, diciamo, distretto ambiente, beni relazionali, l'ambiente non c'era. Poi è intervenuto il gruppo, diciamo, di Alfonso Pascale, sul Tribù degli Orti, e noi l'abbiamo inseriti, perché noi abbiamo fatto una prima ricerca, se tu vai a vedere la prima ricerca che raccontava la storia, di 500 pagine, ho detto quanta ricercatori che abbiamo pagato per 80 pagine, perché questa è la nostra cosa, è che io ho firmato al posto dell'assessore una ricerca di 19.000 euro, perché non fa il bando europeo, se no non avremmo mai fatto la ricerca. Ecco. Allora, è evidente che su questa poi, dopo questo, sono venuti la follia dei tetti, che uno, ma quella è incredibile come innovazione, eccetera, e che però fa parte del gruppo ricerca. Quindi benvenuto nel gruppo ricerca Orizzonte. Chiaro? No, perché noi utilizziamo il termine noi, perché appena arriva uno e mi dice voi, significa che ancora non c'è con la testa lì dentro. Capito? Ecco, allora, benvenuto tra noi. Saluto anche la Leonardo e la Ricci, la ringrazio di essere stati qui fino adesso. E adesso ci sono... Sì, come no? Adesso ci sono i progetti che cominciano, se vuoi io mangeremo una stupidaggine e poi ci trasferiamo a vedere se nell'elenco ci stanno gli orti di slow food, ci stanno le ricerche sulla mobilità, eccetera. Noi ci siamo visti stamattina per la prima volta, sempre ci conosciamo dalla vita. Possiamo dire due cose che si collegano anche a quello che diceva Volterrani, perché Emanuela Ricci e il sottoscritto fanno parte del centro di ricerca universitaria e quindi sì, Horizon 2020 nel nostro caso lo conosciamo abbastanza bene, perché noi siamo ancora impegnati in una ricerca del 7° programma quadro, che però è già stata interpretata, come dicevi, mi permetto di darti del tu, come dicevi tu, cioè nel senso di fase di studio, fase di disseminazione e propositivamente fase di ricaduta sul territorio. Questa ricerca è molto interessante perché intercetta tantissimi dei temi che sono stati toccati oggi, perché intanto è una ricerca, questo è il nostro, diciamo, contributo che nelle ultime settimane, diciamo, possiamo dire così, anche attraverso l'amicizia con il bravissimo collega professor Pietro Valentino, che è economista urbano, insomma, di chiara fama, e che fa parte del nostro centro di ricerca, e l'amicizia con Pino, quindi siamo stati molto felicemente, diciamo così, coinvolti in questo progetto. E la questione interessante, userò soltanto pochi minuti perché, ripeto, grazie a chi è rimasto fino ad ora qui, è...
è che sì, magari poi ecco, se riusciamo, è stata colpa nostra oggi se abbiamo cominciato in ritardo e quindi poi giustamente l'assessore dice io ho la mia agenda, sono stato fino a lungo, quindi non possiamo dire, sono stati molto bravi. Però ecco, noi siamo stati coinvolti per questa specificità del progetto sul tema degli orti urbani o più in generale diciamo dell'agricoltura urbana e della politica del cibo sano. Non voglio usare espressioni anglosassoni perché insomma sarebbero un po' provinciali, anche se noi siamo coinvolti con gruppi diciamo anche statunitensi, e tra l'altro quello che vi dirò riguarda diciamo una mia recente esperienza di diversi mesi, a dire la verità sono stato fortunato, di immersione nel clima californiano sulle politiche del, lo dico, healthy food and urban agriculture. Però in realtà un altro asse di questa ricerca si intreccia con un caso che era molto interessante a nostro parere e che potrebbe, come è stato detto da altri interventi, non essere riprodotto, ma essere reinterpretato in un contesto giuridico, sociale ed economico completamente diverso, qual è quello europeo dei paesi diciamo così ad atto amministrativo, non dei paesi common law come la Gran Bretagna per esempio, che è più vicina diciamo a una vision americana. Però questo caso era molto interessante perché, ve lo dico soltanto in 30 secondi, riguardava proprio il tema specifico di questo cantiere, cioè l'inclusione, l'usare l'agricoltura urbana come leva di inclusione sociale di chi, nel caso specifico, di una serie di rifugiati che costituiscono, cosa altrettanto interessante e forse non troppo diciamo, sviluppata oggi, non una comunità, diciamo un neighborhood, come lo chiamano loro, diciamo un macro quartiere, possiamo dire, ma una serie di micro comunità culturali.